Accanto a me il presidente della Prologo Bagaladi, Francesco Trunfio. Buonasera. Buonasera, grazie per averci intervistati, si può dire. È stato un appuntamento molto importante in cui si è parlato di una ricchezza del nostro territorio, la produzione dell'olio d'oliva e anche i problemi che ne derivano, in particolar modo sulla produzione. Sì, è un appuntamento molto importante che ci avevamo prefissati sin dalla costituzione di questa nuova Prologo. Perché questo? Perché riteniamo che il prodotto che deriva dalle olive, cioè l'olio, sia il prodotto più importante che si produce in questo territorio, non solo a Bagaladi. Però sotto certi alcuni aspetti sta presentando enormi difficoltà per farsi valorizzare. È quello che stiamo cercando quantomeno di metterci avanti e dare anche una qualità non solo organolettica ma anche a livello economico a questo nostro prodotto. Ecco, parliamo proprio delle difficoltà, quali sono? Le difficoltà sono che non riusciamo a dare un prodotto di alta qualità, di conseguenza il prezzo è basso e i costi di coltivazione delle olive sono diventati ormai esorbitanti. E di conseguenza il rapporto non è positivo. Sicuramente facendo rete e cooperando con altre associazioni questo potrebbe cambiare. Da quello che ho capito in questo incontro sta venendo fuori proprio questo, che sia necessario associarsi o a cooperare tra i produttori per poter superare queste problematiche. Dopo il convegno ci sarà la degustazione dell'olio d'oliva che incomincerà alle ore 20:30. Ci spiega un po' quello che verrà questa sera? Sì, dopo di questo convegno infatti ci sarà questa degustazione che si svolgerà in piazza con dei prodotti conditi con olio d'oliva e che spero che saranno gustati e apprezzati da tutti quelli che parteciperanno. La Prologo di Bagaladi è sempre vicina a queste iniziative, ci saranno altre? Spero di sì, anzi ci proponiamo proprio di essere i protagonisti in questo campo. La ringrazio e alla prossima allora. Grazie anche a lei.